non parlerò di questo oggi, però se volete donare ai cacapo è sempre una cosa carina. Parlerò invece di questo, mentre pre-renderizza. Parlerò di Elixir. Elixir che cos'è? È un linguaggio di programmazione basato sulla Erlang VM e su OTP. Adesso vediamo un po' meglio cos'è. Allora, innanzitutto c'è un disclaimer importante. Il disclaimer importante è che per ogni lavoro c'è il tool giusto. E se abbiamo in mano un martello, non per forza è lo strumento ideale, soprattutto se dobbiamo semplicemente incollare delle cose su un foglio. E anche in questo caso con i linguaggi di programmazione vale la stessa cosa, ovvero avere un tool molto affascinante o efficace per alcune cose potrebbe essere disastroso per altre. Quindi se alcuni di voi magari sono interessati ad applicazioni come il calcolo numerico, vi avviso già in partenza che Elixir ed Erlang sono disastrosi, lentissimi e non fatelo. Se invece siete interessati a fare applicazioni distribuite che stanno sul server o anche servire un back-end per un'applicazione web, potrebbe essere una tecnologia molto interessante e non solo. Facciamo un po' di identikit, insomma, di questa piattaforma. Innanzitutto è stato creato da Ericsson negli anni 80 e essenzialmente Ericsson aveva bisogno di un linguaggio di programmazione con cui prototipare i propri sistemi. Quindi è una piattaforma software piuttosto solida e consolidata. E poi quando si parla di Erlang si parla anche di OTP. Cos'è OTP? È Open Telecom Platform, è l'insieme di moduli aggiuntivi, ma non solo, e anche di best practice e anche di comportamenti, insomma, è un insieme di cose aggiuntive oltre al linguaggio, perché nell'idea generale c'è che Erlang è il linguaggio di programmazione, poi c'è appunto OTP che non solo appunto descrive tramite, che ne so, tramite i moduli, non solo fornisce delle funzionalità, ma anche descrivere come fare le cose, quali sono i modi migliori per fare qualcosa e invece cosa non va fatto. E Erlang ha un piccolo difetto, letale secondo me, alcuni piace, non ho da dire riguardo a chi ama Erlang, però secondo me è terribile per chi ha usato altri linguaggi di programmazione, perché essenzialmente ha una sintassi che è quella di Prolog, grosso modo, ed è atroce. È un linguaggio di programmazione funzionale, e significa che, dopo spiego in realtà meglio cos'è funzionale, significa che il cardine del linguaggio di programmazione sono le funzioni. Inoltre ha tipi mutabili e si basa pesantemente sul pattern matching. Allora, dicevo appunto che la sintassi di Erlang è tremenda. Per bypassare questo problema, qualcuno che... José Valim, il creatore di Elixir, ha pensato sarebbe bello avere questa piattaforma molto interessante, ma con una sintassi più nota ad altri. E quindi ha pensato di creare questo linguaggio di programmazione, appunto Elixir, ispirandosi alla sintassi di Ruby. E come Erlang è sempre un linguaggio funzionale, con dati mutabili, che si basa su pattern matching, e appunto gira sulla BIM, che è la virtual machine che interpreta il bytecode di Erlang. Il linguaggio di programmazione è in circolazione da un po' di anni, quindi possiamo iniziare a pensare che è abbastanza maturo. Allora, vediamo come si presenta un software in Elixir. Questo è un esempio, il classico Hello World, Hello World. E in pratica, come potete vedere, la sintassi è abbastanza simile appunto a quella di Ruby. Chi è già familiare Ruby riconoscerà più o meno la struttura del sorgente. Appunto, abbiamo tutto che è dentro un modulo e abbiamo le varie funzioni che vengono definite. E poi c'è sempre, sì, come Ruby, appunto, abbiamo anche che le parentesi sono opzionali quando si invocano le funzioni e quant'altro. Veniamo però un po' più al core del linguaggio. Allora, quando si pensa a un linguaggio di programmazione, la prima cosa a cui si pensa, almeno secondo me, almeno si dovrebbe pensare, sono i tipi. Quali tipi di dati possiamo manipolare e sono resi disponibili nativamente? Innanzitutto, il tipo cardine di tutto ciò sono le liste, che probabilmente sono il tipo di dato più importante in un linguaggio di programmazione funzionale. Poi vedremo anche perché. Allora, le liste sono un tipo di dato che essenzialmente è una sequenza di elementi, e
in cui ogni elemento è collegato al successivo, abbiamo una testa e una coda, e in Elixir ogni elemento di una lista è un cosiddetto term. Term è un concetto che si vede un po' ovunque, essenzialmente è un qualsiasi tipo, un blocchettino. Infatti una lista può essere piuttosto eterogenea, può essere, appunto, a parte la lista vuota, possiamo avere una lista che contiene uno o due, l'atom, hello, oppure possiamo avere una lista che è un insieme di caratteri. E poi appunto abbiamo gli interi. Gli interi in Erlang e Elixir sono, faccio una parentesi, quando parlerò di Erlang ed Elixir, spesso in questo talk li intenderò quasi in modo intercambiabile, perché spesso sono due sintassi diverse per lo stesso insieme di concetti, grosso modo. Quindi possiamo anche usare entrambi i termini. In ogni caso, gli interi sono a dimensione arbitraria. E questo è molto interessante perché l'idea è che, essendo un linguaggio di programmazione nato nell'ambito delle telecomunicazioni, immaginatevi ad esempio un sistema che sta contando, che ne so, la tariffazione dell'utente. Sarebbe piuttosto spiacevole che, superato un certo tot, che ne so, di scatti di una telefonata, il numero di scatti diventasse improvvisamente negativo. Quindi quello che si è preferito è di rinunciare alle performance a favore invece di maggior stabilità e di eliminare gli errori di overflow. Essenzialmente gli interi possono essere grandi a piacimento e limite la memoria RAM disponibile. Poi un'altra cosa che abbiamo abbastanza peculiare sono gli atoms. Cos'è un atom? Essenzialmente è una parola chiave arbitraria definita dall'utente, che internamente dietro le scene viene trasformato in un intero gestito in modo molto efficiente. Però è molto comodo per lo sviluppatore perché definisce questa stringa che poi può essere usata appunto in modo efficiente e può essere una costante arbitraria di qualsiasi tipo. Quindi ad esempio come convenzione true false sono due atom, i booleani, particolari. Poi ad esempio si usa molto in Elixir nil, che rappresenta un valore non settato. Non esiste un nil speciale, essenzialmente un atom come tutti gli altri che si chiama nil. Addirittura i nomi dei moduli sono atom, quindi quando definiamo un nuovo modulo, il modulo definiamo un atom che è il nome del modulo. Oppure in Elixir si ha la convenzione che se un nome inizia per maiuscolo, quello è un atom speciale che viene prefissato con Elixir. Ed è praticamente, viene comodo per appunto poi fare i nomi dei moduli alla Elixir. Normalmente in Elixir gli atom, quelli, a parte quelli là speciali predefiniti, iniziano per due punti, quindi ad esempio due punti ok. Poi abbiamo i binaries. Cosa sono i binaries? Sono una sequenza di byte. Sono una sequenza di byte, un blocchettino di byte di lunghezza arbitraria, su cui possiamo fare una serie di operazioni. Possono essere sia tipo anche il carattere, possono includere il carattere nullo, quindi 00255 è un binary valido, come hello, che è la stringa UTF-8, è un altro binary valido. Poi abbiamo le tuple. Le tuple sono importantissime in Elixir perché un mucchio di funzioni tornano le tuple. Cos'è una tupla? La tupla essenzialmente è possiamo pensarla come le tuple insiemistiche, grosso modo. Essenzialmente è una sequenza ordinata di elementi, in genere di piccola dimensione, in cui ogni elemento occupa un preciso posto all'interno della tupla. E anche queste sono spesso eterogenee. E, ad esempio, un classico esempio, molte funzioni tornano come valore di ritorno la tupla tipo due punti ok o due punti error e un risultato. Poi vedremo perché. O anche gli IP. Un IP potrebbe essere una tupla di interi, in genere sono quattro interi e allora li mettiamo dentro una tupla. Poi abbiamo i floating point, su cui non c'è molto da dire, sono i classici floating point, e poi abbiamo le mappe. Le mappe essenzialmente sono simili al concetto di mappa di altri linguaggi o di hash table. E appunto sono tutti immutabili e poi vediamo anche meglio nei dettagli cosa significa. Però ad esempio la mappa è un ottimo esempio con l'immutabilità. Quando si aggiunge un elemento alla mappa non è come in Java che faccio insert su un oggetto mappa. Quello che faccio è creare una nuova mappa contenente l'elemento aggiuntivo, ma la vecchia mappa continua a esistere in memoria. E appunto, cos'è un linguaggio di programmazione funzionale? Almeno vediamo qualche altro aspetto. Appunto,
Data first. Il linguaggio di programmazione funzionale mette in primo piano i dati. Essenzialmente le funzioni descrivono in senso abbastanza matematico la trasformazione di un dato. Quindi abbiamo il dato che entra dentro una funzione e la funzione produce un altro dato. E poi normalmente, poi ci sono ovviamente delle eccezioni per produrre dei programmi utili, però normalmente non ci sono i cosiddetti side effect. Side effect sono gli effetti collaterali. Cosa servono nel dettaglio? Immaginiamoci di avere il valore 16 e di calcolarne la radice quadrata. Matematicamente, per quante volte si calcola la radice quadrata, il risultato sarà sempre lo stesso. Lo stesso vale nei linguaggi di programmazione funzionale, in cui si hanno delle funzioni in cui invocandole n volte il loro risultato sarà sempre quello. Un esempio di funzione che ha side effect spesso è random in molti linguaggi di programmazione, perché random nasconde uno stato da qualche parte. Lo stato che nasconde è il seed di randomizzazione oppure l'elemento, il precedente valore casuale ritornato a seconda dell'implementazione. E appunto perché random, appunto invocandola n volte, ritorna sempre valori differenti. E in tutto questo, un altro paradigma è che si dice che non esiste lo stato, poi in realtà esiste lo stato perché altrimenti non riusciamo a creare software usabile. Però lo stato in genere è visto come una computazione fatta tramite una funzione rispetto allo stato precedente. Quindi abbiamo delle funzioni che creano lo stato successivo. Perché tutto questo è interessante? Per varie ragioni. La mia preferita è che il software scritto con linguaggio di programmazione funzionale è davvero semplice da testare. Possiamo testare le singole funzioni, non si portano con loro un ambiente implicito, passiamo dei parametri e ci aspettiamo sempre quel risultato. Allora, vediamo poi un ulteriore concetto. Allora, vi parlo subito di questo concetto che sono le pipe. E mi piace molto come concetto legato soprattutto ai linguaggi di programmazione funzionali perché ci permettono di capire meglio cosa stavo dicendo con data first e anche con immutabilità. Se noi appunto dobbiamo aggiungere degli elementi a una mappa, quello che dobbiamo fare è usare put del modulo map. Cosa succede? Via via che aggiungo elementi sto creando delle nuove mappe, ma le vecchie mappe continuano ad essere appunto disponibili e quindi dovremmo essere teoricamente costretti a usare la prima sintassi, quella in alto, in cui creo appunto, prendo la mappa iniziale, creo una mappa temporanea con un elemento in più, poi posso usarla per aggiungerci un altro elemento e così via. Quello che mi piace molto di Elixir è questa sintassi a pipe, che proprio rende l'idea di linguaggio funzionale, in cui io ho tante funzioni che sono dei blocchetti, il mio dato entra nel primo blocchetto e tramite questa pipe, attraverso le funzioni, esce dall'ultimo blocchetto. In realtà sembra una cosa molto magica, in realtà è proprio syntactic sugar per nascondere essenzialmente il fatto che il risultato della funzione precedente viene passato come primo parametro alla funzione successiva. Però questo è un piccolo trucchetto che rende molto l'idea di linguaggio di programmazione funzionale. E vi vorrei fare un esempio. Questo è un estratto di un piccolo IRC server che ho scritto in Elixir. Volevo mostrare appunto perché sono belle le pipe. Essenzialmente io ho tante funzioni, ad esempio alcune che vengono dal modulo string, che le compongo assieme, perché di nuovo, linguaggi di programmazione funzionali privilegiano la composizione di funzioni per ottenere qualcosa di nuovo. In questo caso, quello che mi arriva è l'input, una linea, e quello che faccio è eliminare il terminatore di riga alla fine e splittarla, per poi passarla a una funzione che fa l'handle del mio comando di IRC. Questo è un classico caso, ma possono essere create delle pipe piuttosto lunghe per computazioni anche piuttosto complicate. E rimanendo sempre nel tema di linguaggi di programmazione funzionali, vorrei mostrarvi questa citazione del creatore di Erlang, che rende bene l'idea di come un linguaggio di programmazione funzionale cerchi di risolvere un problema rispetto a un classico linguaggio oggetti. Il punto è, e questo l'ho visto anche con la mia esperienza, che spesso mi ritrovavo a scrivere tantissime classi che nella mia testa erano completamente riusabili.
Nella realtà non molto, perché ogni classe poi si porta dietro una quantità di ambiente impressionante, quindi io vorrei riusare quella classe, ma magari per usare la classe, che ne so, appunto la classe banana, mi ritrovo a dover portarmi dentro il mio progetto il gorilla e tutta la giungla con sé, e non è esattamente molto comodo, e a volte succedono dei mostri. Qua, questo è sono un paio di esempi che vi consiglio di guardarvi quando parlo di mostri nella programmazione oggetti. Sono due progettini. Il primo è FitzBuds Enterprise Edition. Essenzialmente FitzBuds è un programmino che si può insegnare alle elementari, stampa essenzialmente Fitz e Buds, a seconda se è divisibile o un numero. E qualcuno ha pensato di implementarlo in Java in modo molto enterprise, tirando fuori dei concetti mostruosi, quindi ci sono factory e altre cose molto carine, design patterns. E probabilmente tipo, sono migliaia di righe di codice per questo esempio. E un altro esempio dei successi delle volte della programmazione oggetti è anche questo qua che non si vede, però se vi copiate il link è Hello World Enterprise. Hello World Enterprise vi mostra come è possibile creare tramite una factory degli oggetti Hello World, che sono un modello e che viene separato dalla view che visualizzerà la stringa Hello World. È una cosa molto sofisticata, molto bella. E torniamo un po' invece all'Elixir. Allora, un'altra delle cose interessanti appunto di Elixir e Erlang è il pattern matching. Essenzialmente, riprendendo il mio esempio del server IRC, quello che ho fatto è praticamente devo gestire più comandi. IRC supporta il comando per tipo cambiare il nick, per dichiarare il nome utente, poi ci sono altri comandi che non ho riportato come join, query e quant'altro. Quello che si può fare in Elixir Erlang è definire tante funzioni con lo stesso nome, ma in cui la dichiarazione dei parametri cambia. Come cambia? A volte possiamo aggiungerci ad esempio delle costanti o possiamo proprio variare il nome dei parametri o anche il tipo. Ed essenzialmente quello che farà per noi la macchina virtuale di Erlang è che quando la funzione viene invocata di trovare, cercando tutte le dichiarazioni in ordine dalla prima all'ultima, quella la prima che corrisponde. La prima che corrisponde eseguirà poi il codice corrispondente. Quindi se riceviamo un comando, verrà tipo se riceviamo il comando user, controllerà se è nick seguito da un nickname, vedendo che non è un nick, magari trova user appunto, vede per matchare se ci sono anche tutti gli altri elementi della lista, se ne manca anche solo uno, non matcha e passa al successivo. Questo rende anche possibile fare del software molto robusto che matchi proprio delle precise condizioni che ci interessano. E addirittura Erlang ed Elixir si spingono più in là, facendo cose che altri linguaggi di programmazione non fanno normalmente, come il pattern matching sui binari. Quindi una persona potrebbe fare un software in Erlang per gestire, che ne so, un tunnel VPN e andare ad analizzare i singoli pacchetti facendo match sui campi, anche guardando i singoli bit all'interno del binario. E si può dire, ok, come ad esempio questo esempio, possiamo dire i primi bit, ad esempio, devono essere 0. Se i primi bit non sono 0, non matchare, matcha la successiva. E qui appunto abbiamo fatto questo esempio che addirittura vado a specificare il tipo di endianess, vado a specificare se signed o no e quant'altro. Questo è uno degli esempi che mostrano la natura proprio storica di Erlang, proprio nato per processare pacchetti magari di switch ATM che avevano degli header ben precisi, quindi deve essere anche era stato progettato per essere comodo per gli sviluppatori di questi switch controllare i vari campi di un header ATM o TCP o quant'altro. E poi faccio una piccola parentesi, poi capirete perché. Allora, torniamo alle funzioni. Le funzioni normalmente, come vi dicevo, tornano o due punti ok o due punti error. Perché? Essenzialmente, appunto, possiamo fare pattern matching e quindi definire più funzioni, ma possiamo anche fare in modo che di gestire in questo modo interessante gli errori. Invece di fare come alcuni linguaggi di programmazione che tornano un null pointer o meno uno,
possiamo decidere di tornare dopo una tupla che inizia per due punti error. Questo è un approccio molto interessante perché io ad esempio la trovo una cosa atroce proprio di C e anche di come sono alcune API, che non si capisce mai qual è la condizione di errore. Perché allora ci sono delle API che usano per gli errori numeri negativi. Ci sono alcune API che dicono ok, c'è un errore se ti torno un null. Ci sono altre API che vogliono che sia ritornato un valore invece positivo per gli errori, invece zero successo. Questo in C, e io trovo che sia una cosa disastrosa. Come hanno risolto appunto usando una costante, un atom error, che non può essere ambiguo, è per forza quello. E in questo esempio abbiamo fatto safe div, che se c'è zero, invece di tornare, di eseguire il calcolo e crashare male, diciamo ok, torna error e anche il motivo dell'errore. Perché questa cosa va a braccetto col pattern matching? Perché abbiamo due possibili approcci. Il primo approccio è dire, ok, io sono dentro un blocco di codice in cui assumo che normalmente quei valori dovrebbero essere buoni e dico, va bene, accetto di crashare malissimo se mi arrivano valori strani. Quindi quello che faccio è scrivere a sinistra, mettere le costanti che mi aspetto. Io mi aspetto a sinistra di trovare due punti ok e faccio match. E poi eseguo appunto la somma. In questo modo succede? Se B o D fossero 0, mi verrebbe ritornato due punti error. Quello che succederebbe è che essenzialmente il processo crasherebbe subito e quel codice, la somma, non verrebbe mai eseguita. Poi possiamo anche gestire le cose in un modo alternativo. C'è un cosiddetto blocco with. Cos'è un blocco with? Essenzialmente è un blocco che mi permette di fare la computazione per step successivi. E in pratica mi permette di dire, ok, fin tanto che continuo a matchare le cose, vado avanti. Appena non matcho, vado nel blocco else e vedo quale risultato, quali tra le varie possibilità matchano. In questo caso, ad esempio, se c'è un division by zero, match division by zero e torno cannot compute. Un'altra questione interessante che ho sollevato poco fa è la possibilità appunto di crashare. E in Elixir ed Erlang non è vista come una brutta cosa il crash, anzi si dice let it die. L'idea o fast crash as fast as possible. E essenzialmente l'idea è che se abbiamo una situazione erronea a volte può essere bene crashare subito e cercare di recuperare il prima possibile anziché portarsi avanti una situazione degradata che può creare errori sempre maggiori. Quello che vogliamo evitare dentro Erlang ed Elixir appunto è che ci siano grossi blocchi try catch, come ho visto in alcuni software Java dove c'era il main try catch, dove appunto succedevano chissà che cose in mezzo e poi cercavano di gestire qualsiasi cosa fosse, anche magari quando erano errori in cui la cosa più dignitosa da fare era appunto crashare. E prossimo concetto è la ricorsione. Torniamo ai concetti core. E la ricorsione può essere usata per fare cose molto semplici in un linguaggio funzionale. Ad esempio il classico che si impara sempre è il fattoriale. Il fattoriale, appunto, possiamo usare il pattern match che abbiamo visto prima e dire faccio match del caso base e poi definisco il caso generico. E in Elixir la ricorsione è completamente ok, anzi è consigliabile spesso, perché c'è una tecnica di ottimizzazione, si chiama tail recursion, per cui non sfora lo stack e gestisce le cose in modo piuttosto efficiente anche. Però la ricorsione in Elixir la possiamo portare a livelli notevoli. Possiamo fare ricorsione infinita, anzi è una cosa molto comune fare ricorsione infinita. Ci sono, ad esempio, se dobbiamo mantenere uno stato, quello che si fa normalmente è di fare una ricorsione infinita in cui ogni iterazione si aggiorna allo stato e quindi calcoliamo un nuovo stato e richiamiamo noi stessi con uno stato, con lo stato successivo. E c'è un però, non abbiamo i cicli. In Elixir non esistono i cicli. E quello che bisogna fare è, allora, quello in realtà non è così, però quello che si potrebbe pensare di fare
usa la ricorsione per ogni cosa. Quindi se devo sommare una lista di numeri, potremmo pensare, ok, devo fare la ricorsione e sommare questa lista di numeri tramite ricorsione. Se, ovviamente le persone andrebbero in crisi se facessi così, perché è veramente tedioso per sommare una lista di numeri, far implementarsi tre funzioni e quant'altro. Per fortuna, in realtà, c'è qualcosa di più bello. C'è Enum. Allora, abbiamo detto, non abbiamo i cicli, ma abbiamo la ricorsione. Abbiamo quelle che vengono chiamate high order functions, che essenzialmente sono funzioni che accettano come parametro altre funzioni. Allora, abbiamo questo modulo enum. Cosa possiamo fare? Abbiamo delle bellissime funzioni, sono reduce e map, ad esempio. Essenzialmente quello che possiamo fare è dire, ok, c'è questa funzione reduce generica e gli passiamo il nostro modo in cui vogliamo operare sugli elementi della lista, tramite appunto funzione che si passa a un'altra funzione. E allora quello che diciamo è, ad esempio, reduce è prendi elemento per elemento, computa e via via accumula tutto. Quindi appunto abbiamo l'accumulatore che parte, appunto lo inizializziamo, diciamo che l'accumulatore parte da zero, per ogni elemento eseguiamo la funzione passandogli l'accumulatore e quello che ritornerà alla funzione è l'accumulatore aggiornato. Un altro, la reduce appunto, facendo questa computazione, in genere torna da una lista, torna un qualche oggetto, un qualche elemento singolo. Abbiamo in alternativa anche, ad esempio, map. Map ci permette di mandare tutti gli elementi di una lista negli elementi di una nuova lista della stessa dimensione. Quindi, ad esempio, qua abbiamo deciso di semplicemente di moltiplicare per due ogni singolo elemento. Quindi diamo una funzione che fa per noi la computazione di moltiplicare per due, gli diamo la lista e otterremo la nuova lista. E come viene realizzato tutto questo? Tutto questo viene realizzato tramite i protocols. I protocols sono un sistema molto sofisticato che permette essenzialmente di definire un insieme di operazioni che possono essere fatte su un certo tipo di dato. In questo modo, se un giorno implementiamo una struttura che rappresenta la query su un database, che quindi magari i risultati non sono nemmeno nella nostra memoria centrale, ma magari sono in un database remoto, possiamo comunque usare Enum e implementando poche funzioni che ci fanno ottenere i singoli elementi via via, ci permettono di non dover riscrivere tutta la logica di Enum e anche di mantenere appunto un comportamento coerente. E poi inoltre le funzioni che fanno uso di Enum possono accettare in input qualsiasi dato che implementa appunto le primitive di Enum. E appunto ogni sviluppatore può aggiungere nuove funzionalità in questo modo. E un'altra delle feature fondamentali di Elixir che lo rendono un linguaggio davvero interessante sono i processi. Allora, quando parliamo di processi, pensiamo in genere ai processi di sistema operativo. I processi di sistema operativo sono pesanti, comportano un context switch, che questo comporta un'eventuale invalidazione delle page table, richiedono che il sistema operativo interrompa tutto, eccetera, eccetera. Quando parliamo di processi in Elixir, non parliamo di processi del sistema operativo, però. Parliamo di processi che sono interni alla virtual machine. L'idea è che essenzialmente, via via che eseguiamo il codice, ogni funzione che viene eseguita ha un numero di reductions, che è un contatore, che possono essere eseguite. Quando le reductions scendono a zero, c'è un context switch interno. Questo comporta alcuni fatti molto semplici. Il primo fatto è che il sistema operativo non viene mai svegliato per gestire lo scheduling interno. E come seconda cosa implica che i processi sono molto molto leggeri, anzi sono di veramente pochi byte. Questo ci permette di creare, se ne abbiamo bisogno, migliaia o milioni di processi, tutti eseguiti contemporaneamente. E poi sarà la virtual machine per noi che avrà, che ne so, su una macchina con 16 core a eseguire questi processi e schedularli su 16 thread del sistema operativo. Noi possiamo ignorare questi dettagli e semplicemente creare quanti processi ci servono. Come si lavora con i processi?
con i processi essenzialmente si fa spawn, gli si passa una funzione e viene essenzialmente eseguita questa funzione dentro un nuovo processo. E possiamo usarli appunto per fare eseguire della computazione in parallelo, o possiamo anche usarli per tenere i processi che gestiscono cose per giorni o per anni. E le primitive con cui interagiamo con i processi sono essenzialmente due principalmente. Sono send e receive. L'idea è che i processi tra di loro comunicano scambiandosi messaggi. Quello che spesso si parla appunto di actor model, per chi fosse interessato, che è il modo per fare computazione normale. E appunto, un esempio è qua, il primo esempio mostro come posso mandare self a me stesso, ma posso mandarlo a un altro PID, posso mandare un qualsiasi valore, ad esempio qua sto mandando hello world. Poi esiste anche receive, appunto. Receive permette di ricevere un messaggio dalla coda di messaggi e di far pattern matching sulla coda di messaggi. Quindi posso decidere di ricevere solo alcuni determinati messaggi e altri possono essere eventualmente scartati. Tornando all'esempio di prima, appunto, dello stato, noi possiamo... Allora, l'esempio dello stato in realtà era un esempio classico dei processi, nel senso che noi possiamo far partire un processo, il processo lo facciamo partire facendo partire una funzione loop. Questa funzione sarà una funzione che è ricorsiva infinita, che via via ogni iterazione aggiorna il proprio stato e continua a ricevere messaggi. Ogni volta che riceve un messaggio fa la computazione che deve fare, eventualmente risponde al chiamante, dopodiché riparte. E infatti qua ad esempio, questo era un esempio che mostrava un processo che mantiene lo stato di una mappa in cui abbiamo get e put come operazioni possibili. Tutte queste comunicazioni sono asincrone, i messaggi vengono scambiati, può fallire il delivery di un messaggio, quindi un processo potrebbe non ricevere un messaggio. I processi potrebbero anche morire tra le varie, quindi potremmo mandare un messaggio a un processo che è morto. E questo c'è un buon motivo. E il motivo è che Elixir ed Erlang supportano il clustering, la distribuzione nativamente. Quindi potremmo mettere in link tra di loro macchine diverse e a questo punto abbiamo un cluster con cui possiamo mandare in esecuzione da una macchina A funzioni su una macchina B. E quindi tutti i processi dentro il cluster possono parlare tra di loro scambiandosi messaggi. Quindi per design, per modellare un API uniforme, essendoci il fatto che può fallire il link tra due macchine, il sistema di send e receive è pensato per poter eventualmente fallire. E quindi l'idea è che essenzialmente in un cluster qualsiasi macchina può fallire, qualsiasi processo può fallire e il cluster deve continuare ad andare avanti e gestire la cosa correttamente. Questo è un notevole cambio di paradigma, ad esempio, rispetto a Corba, perché se qualcuno conosce Corba sa che uno dei point of failure di Corba è che permette di distribuire e mettere in comunicazione processi diversi anche su macchine diverse, però continua a portare avanti un paradigma asincrono e nasconde agli sviluppatori fin troppo il dettaglio che la computazione su una macchina è differente e quindi magari qualcuno è convinto di chiamare una funzione locale ma magari sta chiamando una funzione remota che può fallire in modo inatteso o impiegare davvero tanto tempo a computare. Appunto, quello che vi ho mostrato prima comunque può essere piuttosto laborioso. E può essere piuttosto laborioso nelle operazioni di tutti i giorni dover implementare tutto tramite send e receive. In realtà sono anche pensate per essere primitive di basso livello. Come vi stavo dicendo all'inizio, il OTP, che è quello che sta alla base di tutto, non è soltanto un insieme di moduli che forniscono le funzioni, ma sono anche un insieme di pratiche, di modi di operare.
E uno di questi è il cosiddetto gen server, che in Elixir è anche implementato tramite una serie di macro molto comode. Il gen server ci mette a disposizione una serie di astrazioni molto utili. Ci permette di costruire sopra send e receive un meccanismo di call bloccante, perché alla fine è bello essere asincroni, ma a volte ci interessa rimanere bloccati fin tanto che non otteniamo un risultato. E ci permette anche di avere un meccanismo invece per fare delle chiamate non bloccanti, che sono rispettivamente call e cast. Come abbiamo visto prima, appunto, abbiamo sempre la solita sintassi basata molto su pattern matching, e quello che facciamo quando implementiamo questo gen server è quello di definire appunto delle funzioni handle call e handle cast che hanno tra i propri parametri, dei parametri fissi, che sono le varie operazioni che siamo interessati a fare. Quello che vedete dentro questo modulo è quello che poi verrà eseguito in un processo a parte. Quindi quello che si fa normalmente è implementare un modulo che rappresenta il server, che viene spawnato in un processo e si implementano tre funzioni di tutte le varie chiamate che si vogliono gestire. Come vedete, ogni chiamata appunto ritorna una possibile reply, o anche nessuna reply se un cast, e poi appunto torna un valore. In questo caso, ad esempio, torniamo la head della lista che stiamo ottenendo nel nostro stato, e poi lo stato successivo, dopo che ogni call aggiorna lo stato successivo è, nel primo caso, la tail, perché stiamo togliendo le cose con pop. Nell'altro caso, lo stato successivo è lo stato precedente più un nuovo elemento in testa alla lista. Ah sì, un piccolo parentesi, non l'ho detto. Questa è un po' una feature, è una cosa molto carina di Elixir, ma può essere anche un'arma a doppio taglio se programmate con molti linguaggi di programmazione. Il ritorno delle funzioni è implicito. In genere una funzione ritorna l'ultimo valore che è stato calcolato. Quindi in questo caso, ad esempio, init torna OK stack. Questa è un'arma a doppio taglio perché a volte passo spesso da C ad Elixir e può succedere effettivamente ogni tanto di dimenticarsi di fare return, perché si è abituati che l'ultimo calcolo fatto è quello che viene effettivamente tornato dalla funzione. E tornando ai nostri gen server, eravamo d'accordo che avevo del tempo extra? E tornando ai gen server, i gen server ci mettono a disposizione. Quello che si fa spesso con i gen server per comodità è di definire anche un modulo che wrappi un po' l'API. L'idea è che non vogliamo nemmeno chiamare gen server con quella sintassi abbastanza ridondante in cui facciamo gen server.call, PID, atom, pop, eccetera, eccetera. Quello che si fa spesso, e per rendere tutto molto bello, è wrappare tutto, nascondere le varie chiamate a gen server, e quello che si ottiene essenzialmente è che si fa partire un processo con start link, quello che si fa poi è appunto fare delle chiamate tramite il PID, che è l'ID del processo, facendo tipo stack push per aggiungere cose, pop per togliere le cose allo stack. E in questo modo nascondiamo un po' meglio tutto il meccanismo, ed è anche più comodo. C'è un'altra parentesi da fare molto interessante. Questo è uno dei casi in cui ci sono dei side effect. Appunto, stavo dicendo che normalmente ci sono inevitabilmente quando si lavora con i gen server e quindi con i processi, ci sono dei side effect. Nel mondo funzionale, in genere, quello che si dice è che ci interessa che la proprietà di immutabilità sia applicata a quella porzione di universo che per noi è ragionevole che sia immutabile. Quindi possiamo decidere che sia ragionevole nascondere un po' di cose e accettare appunto che dietro le quinte ci sia uno stato che sta cambiando. E poi altre feature interessanti. Una feature che ci viene gratis sia perché usiamo gen server, che ci mette tutta l'impalcatura per noi, ma anche perché stiamo usando la virtual machine di Erlang, è l'hot code reloading. Qual è il razionale di questa cosa? Essenzialmente, c'è anche un bellissimo video. Allora, torniamo al background storico. Nasce per, che ne so, per gli switch ATM o per gestire i centralini telefonici.
E c'è questo bellissimo video in cui i creatori di Erlang stanno facendo tra di loro una chiamata telefonica e a un certo punto sentono il bisogno di aggiungere un terzo alla chiamata telefonica. Il problema è che il software del centralino telefonico, che è scritto in Erlang, non supportava la chiamata telefonica tra tre persone. Allora mostrano in questo video molto divertente che mentre sono al telefono, senza che la chiamata telefonica si interrompa, fanno un reload del codice senza fermare il sistema e a quel punto aggiungono, senza che la chiamata sia mai caduta, l'ulteriore persona alla conversazione. Questa cosa non è solo una cosa da demo, ma è una cosa che davvero si fa. Ho sentito di storie di persone che aggiornano, tipo fanno sistemi GSM e aggiornano il software della cella telefonica mentre sono collegati a internet tramite quella cella telefonica. Quindi è possibile patchare il software a runtime. Jail Server quello che fa è notificarci che è stato cambiato il codice e ci permette eventualmente di eseguire delle migrazioni. Tutto quello che abbiamo visto finora sono gli ingredienti della ricetta per la high availability dentro Elixir ed Erlang. Allora, abbiamo detto appunto che è nativamente distribuito, quindi per noi è una cosa trasparente mandare messaggi a processi sulla nostra macchina o su altre macchine del cluster. Poi abbiamo supporto al reloading del codice, quindi se c'è un bug, una vulnerabilità, se c'è qualsiasi necessità possiamo aggiornare il codice. Tutto è stato pensato per gestire i failure. Una cosa che non vi ho mostrato è che tutti i processi sono in relazione tra di loro, per chi fosse interessato, tramite un supervision tree. Quindi se dei processi muoiono è possibile spawnare dei nuovi processi tramite alcune regole di supervisione. E poi appunto il design è stato pensato per gestire il fail del link tra le varie macchine che fanno parte del cluster. Tutto questo appunto ci porta ad avere l'high availability. L'high availability è stata spinta così in avanti da Elixir ed Erlang che spesso si parla di nine nines, ovvero se avessimo mantenuto il sistema in esecuzione per 20 anni avremmo avuto un downtime nell'ordine dei secondi. E questa cosa è stata appunto ottenuta anche sperimentalmente proprio su uno switch ATM fatto da Ericsson. Però forse, cioè, mi rendo conto, dopo tutte queste cose, che molti di voi non lavorano per una grande azienda di telecomunicazioni, immagino che molti di voi non lavorino per Ericsson o chi altri che produce le antenne GSM o UMTS o quant'altro. E mi rendo conto effettivamente che abbiamo messo un mucchio di concetti che spesso sono inapplicabili. Non tutti abbiamo bisogno di un sistema che rimanga in piedi per 20 anni con pochi secondi di downtime. È una cosa apprezzabile, certo, però non tutti abbiamo questi requisiti così stringenti. Allora potreste chiedermi cos'è interessante quindi per me di Elixir e di Erlang? E ci sono varie cose che sono molto interessanti. Innanzitutto il tooling. Io trovo che il tooling di Elixir sia davvero fantastico. Permette di gestire la struttura base di un progetto, ha un sistema di template di progetti per cui con un comando si crea un progetto con una struttura standard. Così possiamo anche all'interno del team evitare discussioni molto lunghe sulle convenzioni da adottare. Con lo stesso spirito c'è anche il code formatter che ci risparmia un mucchio di discussione sulle convenzioni da usare, perché prima del formatter ogni tanto succedeva in azienda che dicevo, ma qui sarebbe meglio fare un blocco che va a capo oppure questa linea va bene così lunga. E col code formatter è un'altra cosa molto carina del tooling, queste discussioni vengono a morire, c'è uno stile abbastanza pensato bene che viene imposto in automatico e la formattazione anche quella è trasparente, basta digitare un comando. Poi ha un sistema che si chiama HEX, un package manager, è un po' l'NPM. Secondo me è un po' gestito meglio, ma questa è un'opinione personale. Quello che dobbiamo fare essenzialmente, abbiamo questo file nella root progetto che si chiama mix.exe e aggiungiamo le varie dipendenze. Le dipendenze possono essere dal server centrale di Hex, possono essere spesso da GitHub, io le prendo spesso da GitHub, o possono essere da altri repo Git.
E poi oltre appunto il tooling di gestione del progetto, ha una serie di funzionalità anche di manutenzione dei progetti in corso o anche durante lo sviluppo. Ad esempio c'è una REPL, quindi è possibile via via, se abbiamo qualche dubbio, digitare le funzioni che vogliamo provare. Quindi se voglio vedere anche l'help di una funzione, scrivo H, il nome della funzione, mi viene visualizzato l'help, posso provare a eseguirla quella funzione in modo interattivo. Ma una cosa molto interessante che secondo me porta tutto a un livello successivo è il fatto che io ho questa shell interattiva non solo aperta nel mio sistema di sviluppo, ma ogni volta faccio un deploy di un software. Quando lancio un software, il software sta in attesa, in ascolto, con la shell pronta, con cui se noi abbiamo un problema sul nostro server possiamo dire ok, è crashato, sta funzionando male, ci sono delle cose che crashano. Cosa faccio? Mi faccio attach, mi collego via SSH, faccio attach e entro proprio in memoria alla BIM, alla macchina virtuale che sta girando e inizio a interagire. Posso ispezionare tramite inspect tutte le strutture dati, lo stato, posso mandare messaggi ai vari processi, posso killare, posso vedere le dimensioni delle code, quanti messaggi rimangono da processare. E questo ci permette anche nei casi di emergenza, immaginiamoci appunto per quello per cui è nato, quindi abbiamo magari un rack enorme che deve gestire il core network, perché l'hanno usato per queste cose anche, e posso ispezionare cosa sta andando storto, posso ispezionare perché non sta funzionando ed eventualmente anche correggere il problema, anche perché abbiamo visto che c'è il reload del codice. E tra questi tool c'è Observer. Observer ci permette appunto anche graficamente di vedere ad esempio cosa c'è nel database in memoria, quanti processi ci sono, l'uso della CPU, quali processi sono attivi, quali processi sono hanging e quant'altro. Poi abbiamo altri tool, abbiamo dei tool per il profiling integrato, quindi possiamo eseguire profiling del codice senza usare tool terzi. Poi c'è un tool molto interessante che non molti conoscono, si chiama Dealizer. Essenzialmente il linguaggio permette le funzioni, non si è obbligati a definire il tipo delle variabili, una funzione, appunto. Quindi anche i parametri non hanno un tipo preciso. Possiamo avere una funzione che ad esempio mette due valori in una lista, però quei valori potrebbero essere dei numeri, potrebbero essere delle stringhe, qualsiasi cosa. A volte può essere comodo, soprattutto su progetti grossi, via via che i progetti crescono, iniziare a dare una struttura un po' più rigida. Quello che si fa, ci sono le type spec. Tramite le type spec è possibile dire questa funzione vuole un numero non negativo, e questo numero ne quest'altra funzione vuole una stringa. E tramite Dealizer lui fa inferenza di tutto il codice analizzando l'albero delle chiamate e riesce a trovare problemi del tipo funzione Pippo, qua viene chiamata mentre la funzione prende questi parametri e uno di questi parametri potrebbe essere una stringa. Funzione Pippo non accetta le stringhe. Questo ci riduce il numero di possibili errori. Certamente non è un approccio rigido alla Haskell, però permette di averne alcune funzionalità. Poi per chi fosse interessato posso anche condividere alcune idee su come può essere usata questa cosa in ambiti di security. E poi, vabbè, a parte questo, tutto il sistema di tooling è estensibile, quindi possiamo aggiungere nuovi tool a mix tramite il sistema di dipendenza che abbiamo visto prima. Per concludere, vi mostro un'ultima cosa. E come appunto esiste Rails per Ruby, in Elixir abbiamo Phoenix, è un framework ispirato a Rails, però possiamo avere risposte nell'ordine di microsecondi ed è scalabile e clusterizzabile, come dicevamo prima. Quindi, appunto, abbiamo tutte queste bellissime tecnologie da sistema di dimensioni veramente grosse e con criticità notevoli che vanno gestite. Possiamo averlo anche nelle nostre applicazioni più semplici, magari che sono dei back-end web senza chissà che grosse pretese. E inoltre anche dei DSL interni molto belli da vedere e con cui lavorare. Concludendo, Elixir è un linguaggio funzionale, massivamente scalabile, massivamente concorrente perché possiamo avere milioni di processi sulla stessa macchina,
Abbiamo un tooling moderno e può essere usato per realizzare il back-end di una web application. Quindi direi che concludendo non è un meme language. I meme sono divertenti, ma il linguaggio non lo è. Tutto questo è nato perché, questa do domanda è nata perché è una domanda che è stata davvero posta su uno Slack ufficiale di Elixir. Qualcuno è entrato e ha chiesto: Is Elixir a meme language? E la risposta è no, appunto. E se siete interessati a iniziare col linguaggio, ci sono più risorse al link qui sotto. Se siete degli psicopatici pazzi che volete eseguirlo su un microcontrollore, quello è il mio progetto che sto portando avanti. E se avete domande, chiedete pure, sono qui fino a domenica, quindi potete trovarmi in giro. Grazie.